Ho letto qualcuno dei vostri discorsi e insomma dalle vostre parole trapela la passione che avete messo in quello che avete fatto, del vostro lavoro e anche l'amore per in qualche modo chi vi ha aiutato qua a fare questo percorso, i nostri docenti, la nostra in qualche modo tutta la struttura. Io sarò breve, ho solo 5 minuti e non ho preparato un vero e proprio discorso, quindi andrò a braccio. Vi dico che oggi è il 16 marzo. E non è stata scelta a caso questa data, abbiamo scelto il 16 marzo perché per me, insomma, per noi una data simbolica, ovvero il 16 marzo del 1958, quindi 61 anni fa, un maestro giapponese che si chiama Josei Toda, tra l'altro anche era non solo un maestro, diciamo, un filosofo, era anche un editore, lui aveva una casa editrice e che pubblicava libri per bambini di matematica, geografia, eccetera. Ed era anche un formatore, perché era assistente di un preside di una scuola. Dicevo, 61 anni fa, Josei Toda chiamò, dopo aver diciamo, dato vita a un movimento di idee per la pace, in particolare un movimento in Giappone buddista, aver creato un movimento di più di 1 milione di persone, chiamò a raccolta tutti questi i suoi discepoli, giovani in particolare, in un incontro che avvenne in Giappone, dove appunto si radunarono 6.000 di questi giovani. E perché fu importante quel momento? Perché Toda quel giorno affidò ai suoi discepoli, in qualche modo, ai giovani, la propagazione dei valori per cui aveva creduto, che erano fondamentalmente i valori della pace. Lui parlava di rivoluzione umana, che è un concetto importante per il buddismo e che per il buddismo, ma anche chiaramente per tutte le religioni, ovvero quello di lavorare su se stessi per cambiare il mondo, quindi fare ognuno di noi una rivoluzione umana, quindi approfondire, no, attraverso un percorso, se vogliamo, spirituale che abbraccia veramente qualunque religione. Qua, sapete, noi siamo allo IUS, una scuola salesiana, è bello, no? Questo dialogo interreligioso. E questa appunto rivoluzione, questo messaggio l'ha affidato a 6.000 giovani. Toda, dopo 2 settimane, morì, era molto malato e si era dato, aveva esaurito tutte le sue forze per organizzare questo evento, che fu un momento di propagazione. Che cosa ci racconta questa storia? Ci racconta proprio come sia importante, no? La trasmissione del valore tra il maestro e il discepolo. E il maestro, perché è maestro? È maestro quando crea altri maestri, altrimenti se non crea altri maestri e quindi non si propaga il suo messaggio, non è un vero maestro. E quindi oggi qui i maestri siete voi. Siete voi perché da questo momento in maniera simbolica in avanti comincia per voi un nuovo momento, una nuova sfida, no? Come capita sempre nella vita. E quindi vi chiedo ufficialmente di portare i valori di questa scuola nel mondo, nella vostra professione. Toda era contro la guerra, era contro la guerra, era contro le armi nucleari, era un messaggio fortissimo del dopoguerra, quello di dire no alle armi nucleari. E quindi lui ha creato una vita di valore, una vita che è una vera e propria opera d'arte. Che cos'è, secondo me, una vita come un'opera d'arte? Non è una vita circondata di bellezza, di una casa bella o una bella vita, non è questo, credo. Una vita come un'opera d'arte, una carriera come un'opera d'arte, è una carriera che si dedica a creare qualcosa di valore nella società. Perché noi verremo ricordati per le nostre opere. Per le nostre idee, saranno quelle che saranno immortali. Oggi, dopo 61 anni, sto parlando di Josei Toda. E questa è la forza e la bellezza di una vita dedicata a creare valore nella società. Vi auguro di fare altrettanto. Buona graduation a tutti.